Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, ragazzi, era da un bel po' di tempo che non vi parlavo di applicazioni qui sul canale, ma in questo video non solo voglio parlarvi di una singola applicazione, ma voglio parlarvi anche di un servizio online che porta con sé questa applicazione che potrà essere utile ad alcuni di voi. Quindi direi di non perdere altro tempo ed iniziare subito dopo la sigla. Allora, iniziamo subito e voglio proprio iniziare da Instagram. Come tutti ben sappiamo, Instagram, sia per quanto riguarda la bio e sia per quanto riguarda l'inserimento dei link, sotto questo aspetto è molto molto limitato. Abbiamo caratteri limitati per quanto riguarda la bio e per quanto riguarda link, Instagram consente di aggiungere alla bio un solo singolo link. Ma grazie a dei servizi esterni come Linktree e Instamoney, non solo possiamo sbizzarrirci a scrivere una bio come vogliamo noi, ma possiamo aggiungere anche dei link esterni all'interno dello stesso link, là dove possiamo dare tutte le informazioni a chiunque stia visitando il nostro profilo. Io negli ultimi giorni ho avuto modo di conoscere un altro tipo di servizio online chiamato instabio.cc. instabio.cc non solo offre la versione desktop, una volta che ci siamo registrati, beh, possiamo tralasciare la parte desktop e scaricare l'applicazione sul nostro dispositivo. Sì, avete capito bene, l'applicazione è disponibile sia per Android sia per iOS. Una volta che l'abbiamo scaricata, facciamo l'accesso con i dati con cui ci siamo registrati e voilà, l'applicazione si presenta davvero in modo molto minima. Menu delle impostazioni, beh, devo dire che questo è davvero povero. Al suo interno abbiamo la voce che ci mostra la mail con cui ci siamo registrati, possiamo modificare la password e modificare la lingua, che al momento non dà supporto alla lingua italiana, ma questo poco importa. Ma quello che interessa a noi è la schermata della home. Nella prima scheda in alto possiamo vedere tutte quelle statistiche divise per giorni e divise per settimane. Ma la scheda più importante che non interessa è quella in basso alle statistiche, là dove possiamo creare il nostro link personale per poi essere aggiunto alla nostra bio di Instagram. Una volta creato il nostro link personale, siamo subito pronti a vederne un'anteprima tramite il pulsante preview in basso a sinistra, ma la cosa bella, il pulsante customize, ciò che permette di personalizzare il nostro link, là dove al suo interno possiamo aggiungere una foto profilo, un logo. Possiamo dare un nome a quel link, che chiunque visualizzerà quel link all'interno vedrà il nostro nome o magari vedrà quello che è il nome della pagina Instagram. Qui in basso possiamo creare dei pulsanti che riportano ad altri tipi di informazioni come link esterni. Al momento della creazione, ogni pulsante possiamo sbizzarrirci sia a cambiare il colore del testo sia a cambiare il colore del pulsante stesso. E poi un altro piccolo pulsantino arancione che ci consente di spostarli di posizioni. Una volta scelta la posizione, una volta scelti i nostri colori, possiamo cliccare il pulsante sub. E una volta fatto ciò, una volta aggiunti i pulsanti, una volta aggiunto il nome, una volta aggiunto il logo, clicchiamo salva ed il gioco è fatto. Il link personale instabio.cc/vostro nome o nome della pagina Instagram è pronto per essere inserito nella nostra bio del profilo Instagram. Quindi una volta inserito, chiunque andrà nel profilo Instagram e cliccherà su quel link avrà a disposizione tutte le informazioni del caso. Ragazzi, beh, che dire, devo dire che io da quando sto provando questo servizio lo ritengo veramente molto molto utile, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione, perché l'applicazione, anche se molto minima, riesce a fare il suo lavoro, perché avere un'applicazione che consente di tralasciare la parte desktop, quindi non collegarci direttamente al sito, ma fare tutto direttamente dal nostro smartphone o qualsiasi altro dispositivo. Quindi ragazzi, se anche voi volete provare questo servizio instabio.cc, qua in basso vi lascio il link del sito ufficiale. Ma non solo, sempre nella descrizione vi lascio il link per poter scaricare l'applicazione per i vostri dispositivi, che vi ricordo ancora una volta disponibile sia per Android sia per iOS, quindi trovate tutto qua in basso in descrizione. E adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti su di questo servizio e se anche voi magari utilizzavate o utilizzate ancora servizi del genere. Insomma, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. E io finisco qua questo video. E se questo video vi fosse piaciuto, lasciate tanti bei pollicioni in su e se ancora non l'avete fatto, ragazzi, parte sempre la mia solita animazione che poi, beh, dovrò decidermi
a cambiarla qualche giorno. Ma vabbè, al momento lasciamo questa qui. L'animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale. A voi non costa nulla, ma per me è un grande aiuto. Voglio ricordarvi che potete seguirmi anche su Instagram, @mythicalsnake, link in descrizione, ve lo ricorda anche l'animazione e... Video finito. Noi ci vediamo sicuramente qui domenica con un nuovo video. Ciao!